Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Aquila e ai laboratori del Gran Sasso che compiono i loro primi 30 anni di vita. Laboratori nati da un progetto del professor Antonino Zichichi sono divenuti nel corso degli anni punto di riferimento a livello mondiale per la ricerca nel campo soprattutto della fisica. Andiamo a vedere insieme il servizio della mattinata realizzato da Daniela Rosone. 30 anni di ricerca dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, celebrati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che li ha definiti un motivo di orgoglio e prestigio per il Paese. Un discorso breve ma intenso, quello del Presidente, che ormai è un abitué delle visite all'Aquila. Da tempo desideravo venire perché questo è un punto di eccellenza tra i più alti del nostro paese. Un punto che costituisce un motivo di prestigio e di orgoglio per l'Italia, attestata dal carattere internazionale dei laboratori, non soltanto testimoniati dalla presenza di tanti ricercatori e studiosi di ogni parte del mondo, ma anche per la continua interazione, il continuo confronto, il continuo scambio di esperienze e di conoscenze con tanti altri luoghi di ricerca del mondo. I laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN, per dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica, sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo, dove hanno condotto i loro studi e tuttora collaborano scienziati di fama internazionale e premi Nobel, come il professore e senatore a vita Carlo Rubbia e Barry Berish, premiato nel 2017 per la scoperta delle onde gravitazionali. I laboratori sono stati progettati e costruiti sotto 1400 metri di roccia, con lo scopo di sfruttare la protezione della montagna dalla radiazione cosmica che raggiunge incessantemente la Terra. I laboratori si trovano così immersi in quello che i fisici chiamano silenzio cosmico, una condizione necessaria per svolgere l'attività scientifica. Fu nel 1979 che il professor Zichichi, all'epoca presidente dell'INFN, ebbe la straordinaria idea di dotare l'istituto di un grande laboratorio sotterraneo con strutture tecnologiche d'avanguardia per studiare le nuove frontiere della fisica. Il laboratorio sotterraneo più potente e grande, non solo grande ma potente, in quanto dotato di attrezzature di grandissima precisione in molti parametri fondamentali. Insomma, quello che si può fare qui non si può fare in nessun'altra parte del mondo. Questo laboratorio nasce qui in quanto ci sono diversi motivi, molti dei quali di fortuna, affinché qualcosa avvenga. Le opposizioni di allora si ripropongono oggi con le polemiche sull'esperimento SOX. Zichichi risponde così. Noi siamo per la difesa, infatti ho citato oggi nel discorso a Mattarella gli ecosistemi, per questo che noi siamo impegnati per rispettare la natura così com'è, quindi non siamo contro, siamo a favore di. Intenso anche il discorso del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi durante la cerimonia, che ha parlato al presidente dell'Aquila e dei suoi sforzi per la ricostruzione, citando anche il problema grave dell'aumento dei pedaggi autostradali, un'occasione unica per riportare al presidente i problemi che affliggono ancora oggi l'Aquila. Il presidente di INFN Fernando Ferroni ha illustrato invece i risultati raggiunti dai laboratori, parlando dei ricercatori che popolano il laboratorio. Il 35% dei giovani è rientrato dall'estero per lavorare qui, un buon segnale per l'Italia. Il professor Stefano Ragazzi, direttore dei laboratori, ha illustrato le attività e la forza di questo patrimonio italiano e mondiale. E abbiamo sentito un accenno nel servizio alle polemiche sull'esperimento SOX e sulla sicurezza di questi laboratori di ricerca. Prima della visita del presidente Mattarella, l'Osservatorio dell'Acqua ha inviato una lettera al presidente che è stata consegnata non a Mattarella direttamente ma al prefetto di Teramo, una lettera nella quale gli ambientalisti chiedono l'immediata messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso per salvaguardare la salute di 700.000 abruzzesi. Sentiamo Tania Bonnici Castelli.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna in Abruzzo per una quinta visita istituzionale e questa volta lo fa per festeggiare i 30 anni del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, una struttura scientifica che rappresenta un'eccellenza nel mondo, ma che crea ansia alla popolazione per ipotesi di inquinamento che potrebbero verificarsi soprattutto a danno dell'acqua, captata un po' troppo vicino ai laboratori stessi. Le associazioni ambientaliste abruzzesi avrebbero voluto manifestare all'arrivo del capo dello Stato, ma non hanno ottenuto il nulla osta dalla questura dell'Aquila. Così l'Osservatorio Indipendente dell'Acqua ha scritto una lettera a Mattarella, che il prefetto di Teramo consegnerà personalmente nelle mani del Presidente. Voi siete preoccupati per la salute dei cittadini? Sì, noi abbiamo una posizione che è stata espressa in modo molto chiaro sia nella manifestazione che è richiamata nella lettera che abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, che è quella della messa in sicurezza e della trasparenza. Una trasparenza, tra l'altro, che vogliamo sottolineare, non è un vessillo, non è una questione di galateo, ormai è un qualcosa che l'Unione Europea obbliga a tutte le istituzioni e tutte quelle promesse e quei comportamenti anche ondivaghi, perché poi pubblicamente sia la Regione che l'Istituto massima disponibilità, però poi nei fatti il protocollo è stato disatteso, il sito della Regione non è aggiornato, quindi è complesso riuscire a estrapolare notizie rispetto al tema. Però per noi questa lettera e tutte queste cose sono quelle promesse che abbiamo fatto a quel corteo, a quella manifestazione, da quel palco, che non ci saremmo fermati come è successo in passato, e quindi continueremo, l'Assemblea ne è stato un esempio, ancora ad articolare un ragionamento collettivo, perché stiamo parlando del bacino più grande del centro Italia che meriterebbe un rispetto e anche un coinvolgimento maggiore proprio per questa ragione. La presenza di Mattarella in Abruzzo sembrerebbe voler dimostrare attenzione su queste tematiche ambientaliste legate alla messa in sicurezza dell'acqua e rassicurare gli abruzzesi sull'assenza di rischio per gli esperimenti che avvengono sotto la loro bella montagna. E proseguiamo voltando pagina. Honeywell, c'è la chiusura dello stabilimento, questo ormai è noto, l'azienda che produce turbocompressori a livello mondiale lo ha annunciato e lo conferma, ma i sindacati, in particolare la FIOM, chiedono 80.000 euro di incentivo per ogni lavoratore per assicurare ad ogni maestranza la possibilità di essere sereno nella ricerca di un nuovo posto di lavoro una volta che la fabbrica sarà chiusa. Sentiamo insieme il servizio. Noi ci aspettiamo che l'azienda in un certo qual modo perlomeno riconosca alle persone l'incentivo che ha elargito in occasione dell'ultimo piano sociale che si è tenuto 2 anni fa. Sembrano lontane azienda e sindacati che discutono sull'accordo da trovare per gli incentivi all'esodo da destinare ai lavoratori della Honeywell di Atessa, lo stabilimento di turbocompressori della Val di Sangro, di proprietà della multinazionale americana, che chiuderà nel corso di quest'anno. I sindacati vogliono intavolare una trattativa partendo da una cifra attorno agli 80.000 euro al lavoratore, ma l'azienda sembra non intenzionata a raggiungere un simile livello di incentivazione. I punti che noi stiamo discutendo tra il tavolo locale e quello ministeriale sono 3. La possibilità di avere una sorta di incentivo all'esodo, poi il secondo punto è riguarda gli ammortizzatori sociali. Noi stiamo cercando di convincere l'azienda ad utilizzare gli ultimi ammortizzatori sociali rimasti a disposizione per allungare il più possibile la vita industriale del sito. E il terzo punto è la reindustrializzazione, quindi la possibilità che ci siano nuovi imprenditori, un nuovo soggetto imprenditoriale che possa in un certo qual modo tornare ad occupare, diciamo così, una parte delle persone che oggi lavorano in Honeywell. I 2 mesi di sciopero ad oltranza alle spalle non fermano i rappresentanti dei lavoratori che, se non si raggiungerà un livello congruo di assegno per le maestranze che verranno licenziate, sono pronti a tornare a scioperare. Io non escludo che possa riaprirsi una dura vertenza, perché l'azienda oggi non può permettersi assolutamente di dettare il ritmo della discussione. Noi abbiamo, diciamo così, l'esigenza di provare a colmare quel vuoto che la chiusura dello stabilimento lascerà. Un posto di lavoro ha un valore immenso. Nessuno crede che si possa, diciamo così, sopperire a un licenziamento con il denaro,
Però pensiamo anche che con un giusto importo le persone possano ritrovarsi nel corso dei mesi comunque a vivere una condizione di maggiore tranquillità. Adesso andiamo a Sulmona per tornare ad occuparci della vicenda SNAM, perché il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha ritirato le dimissioni che erano state date proprio per protesta rispetto alla decisione del governo di autorizzare la centrale di compressione del gas nella Valle Peligna, proprio vicino a Sulmona. Il sindaco ha motivato la sua decisione di tornare alla guida della città in maniera ufficiale perché, dice, bisogna lottare usando le armi che l'ordinamento mette a disposizione. Poi anche un attacco al governo. La Casini ha detto: il governo è stato vile in questo finale di mandato nei confronti della città di Sulmona e della Valle Peligna. Vediamo insieme il servizio con l'intervista al sindaco realizzata da Paolo Renzetti. Sindaco, da oggi torna ufficialmente al timone della città di Sulmona, c'è l'annuncio ufficiale del ritiro delle dimissioni. Perché questo passo indietro? Questa è una città che ha molti problemi, la vicenda della SNAM è stato un ulteriore elemento che ha dimostrato la fragilità dei territori di poter contrastare quelle che sono anche diciamo, scelte scellerate che vengono dai nostri governi. Ho avuto la forza di tutti i miei cittadini, della mia maggioranza, di molti sindaci e questo mi ha motivato a dare ulteriore forza a questa amministrazione e a proseguire questa battaglia in sella alla sindacatura che da un anno e mezzo, questo mandato che io sto portando avanti. Nelle ultime ore si è parlato forse di qualche contrasto proprio all'interno della sua maggioranza di governo? No, contrasto assolutamente non c'è stato, la mia maggioranza sicuramente in una prima fase non è stata informata di questa mia intenzione, quindi sicuramente stupore in una prima fase, forse disorientamento, ma hanno reagito in una maniera esemplare. Questa è una battaglia di territorio, una battaglia civica a tutti gli effetti. Le mie dimissioni erano proprio dettate da un grido di dolore e proprio una battaglia civica a tutti gli effetti di un sindaco che si trova veramente a dover contrastare politiche e azioni con degli strumenti esigui, a volte nulli. Conto anche con molti sindaci che mi hanno espresso la volontà di proseguire questa battaglia nelle forme che intanto l'ordinamento ci metterà a disposizione, ma anche di lotta e di protesta, perché queste aree interne possano pensare ad una crescita e uno sviluppo con un colloquio sano e produttivo con il governo, che proprio in questo momento avrebbe dovuto pensare a lasciare un'eredità positiva e invece ha avuto un comportamento veramente vile e di grande scollamento che quelle invece che sono le istanze dei territori. Da dimissioni ritirate a dimissioni date all'Aquila, il segretario generale del comune Nardi, a 2 mesi dall'incarico, ha deciso di farsi da parte. Guerra sui social tra vecchia e nuova amministrazione, mentre la città resta a guardare attonita lo spettacolo e sul campo ci sono tanti problemi da affrontare. Vediamo il servizio. Volano gli stracci tra vecchia e nuova amministrazione, in particolare tra il sindaco Biondi e l'ex sindaco Cialente e altri esponenti del PD locale. Oggetto le dimissioni del segretario generale del comune Nardis a 2 mesi dall'incarico. Cialente scrive: io credo che il nuovo segretario scappi dalla situazione politico-amministrativa che sta caratterizzando la vita di questa amministrazione comunale. È un campanello d'allarme fragoroso, qualcuno faccia qualcosa, l'opposizione cambi stile, pensi al dovere che ha nei confronti delle aquilane e degli aquilani tutti. Ma non è l'unica abbordata, perché Cialente attacca Biondi anche sulla ricostruzione. E gli dice senza mezzi termini di darsi una svegliata. A Cialente fa eco anche il consigliere comunale del PD ed ex assessore allo sport Emanuela Iorio. Ma è immediata la risposta del primo cittadino Pierluigi Biondi.
Il comune dell'Aquila perde un grande professionista e un'ottima persona, scrive in relazione alle dimissioni di Nardi. A distanza di pochissimo tempo, il neo segretario Giulio Nardi deve purtroppo lasciare l'incarico per motivi strettamente personali e riavvicinarsi a casa. È un peccato perché in soli 2 mesi era stato in grado di dare un'eccellente impostazione alla macchina amministrativa ed è stato uno dei protagonisti della rivoluzione che scatterà dal 1° febbraio dopo un decennio di voluto immobilismo, contraddistinto da settori disorganizzati e procedimenti caotici. A lui va il sentito ringraziamento della municipalità e mio personale. Agli sciacalli, attacca Biondi dalla doppia morale, che già stanno intingendo nel veleno e nel sospetto la pena virtuale che scorre meschina sui social, va tutto il mio disprezzo. D'altra parte si sa, l'eleganza, così come il coraggio, se uno non ce l'ha, non se la può dare. Il 25 giugno la lezione ve l'hanno data gli aquilani, il 4 marzo ve la daranno gli italiani, ci vediamo nella mischia. Biondi conclude così e la città resta attonita a guardare continui attacchi tra vecchia e nuova amministrazione che sembrano non finire, distogliendo i cittadini dai problemi reali, dai problemi più veri. Adesso ci spostiamo a Lanciano. Per contrastare la realizzazione di una pista ciclopedonale nel quartiere San Pietro nasce l'associazione Viale Cappuccini, raccolte quasi 2000 firme contro il progetto dell'amministrazione Pupillo. Vediamo insieme il servizio. Una pista ciclopedonale che già divide, nonostante sia solo un'intenzione e che manchi per adesso addirittura di un progetto. Vita difficile per l'amministrazione comunale e per il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, che sulla volontà di realizzare su un modello di Via del Mare una nuova pista ciclopedonale lungo Viale Cappuccini, trova adesso un'associazione appositamente costituita dal nome appunto Viale Cappuccini e che si mette di traverso. Soci fondatori, liberi professionisti e commercianti che in un comunicato stampa chiariscono le proprie intenzioni ribadendo il senso di appartenenza alla comunità di chi è nato nel quartiere di San Pietro. L'associazione, si legge, segno di partecipazione attiva e concreta e soprattutto democratica, che raccoglie le perplessità e l'opposizione, davvero partecipata considerato il numero elevato di firme raccolte, alle gravi criticità rappresentate dall'esecuzione di una pista ciclopedonale su Viale Cappuccini. Nelle scorse settimane sono state quasi 2000 le firme raccolte contro il progetto. L'associazione sottolinea inoltre di conoscere appieno le esigenze del quartiere e di poterle dimostrare grazie alle presenze qualificate di esperti in materia nella comunità. Dunque il progetto non è fattibile, anzi dannoso. Dunque l'associazione Viale Cappuccini chiede un confronto con l'amministrazione comunale e non ci sta a subire scelte non condivise, nella speranza di una vera partecipazione democratica. La querella, insomma, è solo all'inizio. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di olio, un convegno per analizzare il passato, il presente ma soprattutto il futuro dell'oro giallo d'Abruzzo. Inserito all'interno del progetto Olio DOP Abruzzino Pescarese, creare valore e generare sviluppo, è stata l'occasione per analizzare il nuovo disciplinare sull'olio e per parlare degli aspetti tecnologici ma anche dei nuovi canali promozionali di questa eccellenza regionale ma anche nazionale. Vediamo insieme il servizio. Creare un prodotto d'eccellenza per sottolineare il profondo legame con il territorio di provenienza e ribadire le straordinarie qualità sensoriali e nutrizionali riconosciute ormai in tutto il mondo dagli oli DOP Abruzzino Pescarese. Il convegno, organizzato presso la sala consiliare del comune di Pianella, uno dei 3 paesi insieme a Moscufo e Loreto Abruzzino a formare il cosiddetto Triangolo d'Oro, è stato un momento per fare il bilancio delle attività del Consorzio Abruzzino Pescarese, che da poco ha celebrato i suoi 20 anni ed ha ottenuto l'approvazione da parte del MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle modifiche al disciplinare di produzione per essere sottoposti all'esame della Comunità Economica Europea. Un'importante vetrina dunque per l'olio Abruzzino Pescarese, visto che il 2018 sarà l'anno del cibo italiano, un'occasione di grande valore per le nostre peculiarità gastronomiche, dove l'olio extravergine d'oliva svolge un ruolo di assoluto protagonismo. Il futuro degli oli certificati e di qualità sarà sicuramente propizio e favorevole, perché
la tendenza dei consumatori e soprattutto all'estero si va sempre più alla ricerca dei prodotti identitari, riconosciuti e certificati. Tutto questo a vantaggio proprio di questi territori come il nostro dell'Aplutino Pescarese, che a seguito anche della modifica del disciplinare che abbiamo ottenuto a livello nazionale adesso è a Bruxelles, passa da 34 comuni che costituivano il territorio della provincia di Pescara a tutto il territorio. Dobbiamo affinare la nostra capacità di comunicare, di far capire le qualità dei nostri prodotti e soprattutto di fare una netta distinzione tra quello che è il prodotto industriale da quello che è il prodotto del nostro territorio, delle nostre aziende, che dietro ad ogni bottiglia c'è la storia, c'è la tradizione di una famiglia consolidata nei secoli. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dunque dal Pescara. Quella di oggi è la prima giornata di allenamento per il neodifensore Andrew Gravillon. Si apre anche una nuova settimana di mercato nella quale è imminente la cessione di Benali al Crotone. Il giocatore approderà al club calabrese con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni andrà sciolto anche il nodo Embalo se il Palermo non darà il placet al trasferimento del giocatore. Il Pescara virerà su altri obiettivi. Sentiamo Andrea Costantini. Inizia un'altra settimana intensa di calciomercato che il Pescara si appresta a inaugurare con una cessione pesante. Ci siamo per Ahmad Benali al Crotone. È in addirittura d'arrivo la trattativa intavolata nei giorni scorsi e che nelle ultime ore ha trovato una quadra. Il Pescara vuole monetizzare la partenza di un elemento tecnicamente validissimo, ma il Crotone non vuole subito un'acquisizione a titolo definitivo. E allora sarà prestito oneroso da 300.000 euro con diritto di riscatto per circa 2 milioni. Prima di firmare col Crotone, Benali sottoscriverà anche un prolungamento del contratto col Pescara fino al 2022. Il Crotone così potrà testare le qualità del giocatore anglo-libico e nel caso poi riscattarlo. Altrimenti il Pescara il prossimo anno si ritroverà un giocatore forte in organico e blindato dal contratto. Ogni altro eventuale acquirente dovrà sostenere una spesa importante. La partenza di Benali porrà fine a uno dei più grandi equivoci tecnici di questo Zeman bis col Boemo, che ha sempre impiegato l'ex Brescia e Palermo da esterno d'attacco quando il calciatore dà il meglio di sé come mezzala o trequartista. L'altro nodo di questo inizio di settimana è Carlos Embalo. La dirigenza biancazzurra non è disposta ad attendere oltre i primi giorni di questa settimana. L'operazione è stata impostata. C'è la volontà forte del giocatore e del suo procuratore. Il patron rosanero Zamparini ha però congelato la cessione al Pescara anche su indicazione del tecnico Tedino. E allora o il Palermo sblocca la situazione e lascia partire all'esterno della Guinea-Bissau, altrimenti il Delfino si butterà su Filippo Falco, di proprietà del Bologna, ma che ha giocato a Perugia in prestito nella prima parte di stagione. Monitorato su questo fronte anche l'esterno del Parma, Luca Siligardi. Tornando alle uscite, c'è l'interesse dell'Avellino per il difensore centrale Michele Fornasier. Gli irpini devono rimpiazzare la partenza di Emanuele Suager e sta monitorando alcuni profili. Oltre a Fornasier anche Mattia Bani del Chievo Verona ed Elio Capradossi del Bari. Ma questa è anche la settimana che porta alla prima gara del 2018, sabato prossimo in casa di un Foggia in parte rinnovato dal mercato. Dopo gli innesti di Tonucci, Greco, Zambelli e Scaglia, da oggi è ufficiale l'acquisto dell'esterno tedesco Oliver Kragel, arrivato dal Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto. Adesso andiamo in Serie D dove si è giocato ieri. Partiamo dal derby dei Marsi che non ha tradito le attese della vigilia fra Avezzano e Vastese. I padroni di casa hanno dominato per 80 minuti allungando sul 3-0, ma nel finale la Vastese ha segnato due gol sfiorando un'incredibile rimonta negata soltanto dal palo colpito da Leonetti. L'Avezzano ritrova la vittoria e accorcia sul terzo posto, mentre per la Vastese è stato un inizio di 2018 davvero deludente. Sentiamo insieme il servizio. Sorride l'Avezzano, l'atteso derby dei Marsi. I ragazzi del presidente Paris hanno conquistato l'intera posta superando la Vastese
Varese con il risultato di 3-2 dopo 90 minuti incredibili, con gli ospiti capaci di riaprire in un minuto nel finale il match e rischiando anche di pareggiare la contesa se non fosse stato per il palo di Lionetti a pochi minuti dal termine. Successo meritato nel complesso per i biancoverdi al cospetto dei biancorossi ospiti apparsi non al meglio della condizione, così come nella gara con il San Marino. Il nuovo anno non ha ancora portato punti alla Vastese, ma ora c'è tutto il tempo per rimediare. Padrone di casa con il 4-4-2 con Lombardi a difesa della porta e Fanti in panchina, assente Pollino. Fra gli ospiti con il 4-3-3 subito in campo dal primo minuto gli ultimi due arrivati, Cane e Maronilli. Chiuso il settore ospiti per decisione della prefettura e questura dell'Aquila per motivi di ordine pubblico. Sugli spalti circa 700 spettatori, squadre agli ordini del signor Boscarino di Siracusa. Al settimo azione in velocità per l'Avezzano e palla per Cerone che di potenza chiama Camerlengo al salvataggio in calcio d'angolo. Al 14esimo la risposta ospite affidata a Stivaletta che spizzica di testa su cross dell'ex Bittaie con la palla che poi termina di pochissimo a lato. I primi minuti mettono in vetrina due squadre volitive, soprattutto molto propositive. Ancora Avezzano pericoloso al 17esimo con un tiro insidioso di Bisegna che dai 30 metri impegna Camerlengo. Passano 4 minuti e la squadra marsicana trova il vantaggio grazie a Dos Santos che praticamente a porta vuota non sbaglia, regalando il vantaggio alla sua squadra e facendo esplodere la gioia dei supporters avezzanesi sugli spalti. Doccia gelata per la squadra ospite che rischia anche al 24esimo con una conclusione insidiosa di Pellecchia che poi ci riprova 2 minuti dopo trovando la parata del portiere della Vastese. Al 38esimo si scalda un derby fino a quel momento tranquillo con De Chiara che viene espulso da Boscarino di Siracusa per un brutto fallo su Pellecchia e poi provoca una mega rissa in campo fra i giocatori delle due squadre sedata dal direttore di gara siciliano. Ospiti che restano così in 10 per i restanti minuti del primo tempo e per tutta la ripresa con la squadra di Federico Giampaolo che ne approfitta subito per andare a colpire per la seconda volta grazie a Deramo che in area non sbaglia per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo. La ripresa si apre con l'ingresso in campo nella Vastese di Casciani per Fiore. Al settimo viene ristabilita poi la parità numerica per l'espulsione di Deramo per doppio giallo. Sulla seguente punizione Amelio impegna Lombardi in calcio d'angolo, ma per la squadra aragonese che non è giornata si capisce al 21esimo quando nella più classica delle azioni di contropiede Pellecchia si invola tutto solo verso la porta di Camerlengo che viene poi trafitto con un tiro non forte ma angolato. Per gli aragonesi è una mazzata che ha il sapore quasi della resa anticipata. Al 23esimo però la squadra di Colavitto ci prova con un tiro centrale di Stivaletta che non crea grossi problemi all'estremo marsicano. Fanno intanto festa sugli spalti i tifosi di casa che pregustano un successo importante. Al 24esimo Cerone sfiora il poker con l'estremo ospite che dice no andando a spedire la sfera in calcio d'angolo. Al 31esimo la Vastese ci riprova ma sulla conclusione di Lionetti il palo e Lombardi negano il gol al bomber biancorosso. Ma il derby non è affatto finito perché al 35esimo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo De Feo fa 3-1 e 60 secondi dopo è Leonetti che va a realizzare il gol del 3-2 che riapre una gara che sembrava definitivamente chiusa. I ragazzi di Gianluca Colavitto ci credono e al 41esimo è ancora il palo a negare a Leonetti la rete del 3-3. Gara dalle mille emozioni visto che qualche attimo dopo è Dos Santos dall'altra parte a spedire la palla di poco sopra la traversa. Ultima emozione al 48esimo con il neoentrato tedesco che conclude da posizione defilata sull'esterno della rete e dopo 4 minuti di recupero può così esplodere la festa dei tifosi biancoverdi sotto la curva nord per un successo di platino che avvicina per l'Avezzano il terzo posto. Per la Vastese resta l'amarezza per un pareggio che sembrava utopia fino a 10 minuti dal termine e che non è arrivato per colpa dei legni della porta marsicana. Da rivedere la prova in generale della squadra di Colavitto che però ha fatto vedere una grande reazione nel finale che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Per la formazione del presidente Paris, una vittoria che potrebbe davvero cambiare la stagione.
Nell'altro derby di giornata, il Francavilla, con una rete di Romeo, si impone di misura sul fanalino di coda nerostellati. Padroni di casa sottotono ma concreti, la compagine pratolana prossima ad ufficializzare l'allenatore Meco Monaco può ripartire dalla prestazione generosa offerta al Valle Anzuca per lanciare una difficilissima rincorsa alla salvezza. Il servizio di Ania Cantagalli. Settimo risultato utile consecutivo per il Francavilla, a cui basta il gol di Romeo a inizio gara per prendersi una vittoria sui nerostellati che a conti fatti avrebbero meritato anche qualcosa in più a fine partita. È un Francavilla falcidiato dalle assenze quello che scende in campo al Valle Anzuca, fuori Alexic, Mele e Amenta, con Zerbo squalificato e Dipinto fermato in mattinata dall'influenza. I nerostellati invece, dopo le dimissioni di Di Marzio ed in attesa della firma di Meco Monaco, presente in tribuna per assistere alla gara, mandano in panchina il tecnico delle giovannili Sant'Angelo per cercare punti importanti in chiave salvezza. La gara non inizia bene però per i pratolani, perché dagli sviluppi di un calcio d'angolo Parente si fa sorprendere sul secondo palo da una parabola a Palombella che prima si stampa sul legno e trova poi Romeo, più rapido di tutti, a ribattere in rete. Prima del quarto d'ora di gioco, Procida vede il movimento in mezzo di Palumbo, il cui tentativo però finisce di un soffio sul fondo. I nerostellati sono vivi e lo fanno vedere. Al 18esimo Conè prova ad armare Azurov, il cui colpo di testa finisce alto sulla traversa. Il Francavilla mostra qualche difficoltà in fase di impostazione, mentre Vitone, dall'altra parte, vede il movimento di Conè, che beffa sulla corsa di Pietrantonio, ma il suo diagonale poi è troppo angolato. Ancora pratolani al 35esimo con Del Gizzi che serve Azurov, la cui sponda non è sfruttata al meglio da Vitone. Due minuti più tardi Vitone serve sul movimento Pacella, ma il tentativo successivo di Gasparotto è troppo debole per impensierire Spacca. La ripresa vede ancora i nerostellati mettere sul campo di gioco un atteggiamento propositivo, mentre Iervese prova a giocarsi la carta Fofanà, che prende il posto di Banegas, per cercare di rendere più pericolosi i giallorossi in avanti. Ed è proprio l'attaccante ad avere una buona occasione al 25esimo, con un diagonale che finisce di poco a lato. Dopo la mezz'ora la palla buona per il raddoppio c'è la Palumbo, lanciato in ripartenza dagli sviluppi di un calcio d'angolo dei nerostellati, ma il tentativo del giocatore giallorosso finisce alto. I pratolani tentano il tutto per tutto prima della fine, con Benjamin protagonista prima nel servire Bruni, poco cattivo però in area, e poi in prima persona con un tiro sul primo palo che si spegne a lato. È l'ultima occasione del match prima di vedere il Francavilla festeggiare. I giallorossi attendono adesso la decisione del giudice sportivo prevista per mercoledì, che potrebbe dare 3 punti a tavolino alla formazione di Iervese dopo il rinvio della gara di Castel di Lama di metà dicembre contro il Monticelli. Per i nerostellati invece è arrivato il momento di fare punti importanti per la salvezza. Prima di chiudere, una notizia di servizio: l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il prossimo 4 marzo 2018. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, strada statale Nord 26, al numero 085 93 0020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione del palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. La persona eventualmente da contattare è Quintino Pallante. Questa è l'ultima notizia del nostro giornale, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione.